naturalmente va portata a una temperatura. Hotel a 5 stelle, centro termale, ristorazione e clinica privata per un investimento complessivo di 41 milioni di euro. Sarà immerso nel verde il progetto del gruppo Romani che ieri al Cinema Masetti ha presentato il piano di rilancio delle nuove terme di Carignano, un appuntamento atteso da tempo che è stato inserito nelle iniziative legate agli stati generali del turismo. Erano presenti amministratori pubblici, associazioni e cittadini ai quali è stato illustrato il progetto di massima, che comprende anche il restauro della palazzina storica destinata ad eventi, incontri e iniziative culturali. L'ingresso condurrà ai vari complessi, la spa con piscina avrà le pareti aperte sul verde, mentre l'albergo sarà composto da 132 stanze, tra cui diverse suite di dimensioni differenti. In totale è prevista l'assunzione di 400 dipendenti con il coinvolgimento indiretto di altre 750 persone. Per la realizzazione, invece, sono stimati 3 anni e l'investimento dovrebbe portare ad un aumento del PIL della città di Fano pari al 5,3%. Gli scopi principali sono quelli di restituire le terme al suo splendore, aumentando i servizi, aumentando le opportunità, realizzando una struttura ricettiva e in grado di accogliere appieno la bellezza di tutto quel territorio, e allo stesso tempo di immaginare un insediamento che rimanga neutro rispetto alla bellezza attuale, cioè sostanzialmente a impatto zero. Sarà un circuito, ha proseguito Natali, che offrirà svariati servizi, dalla cura della persona al benessere. Particolare attenzione è stata rivolta anche alla clinica sanitaria, con 100 posti letto a vocazione ortopedica. Di questi, 50 potrebbero ottenere la convenzione dalla regione, ai quali se ne aggiungerebbero altri 10 messi a disposizione del gruppo Romani. L'obiettivo è quello di fermare la mobilità passiva verso l'Emilia Romagna. Noi offriamo al territorio una sanità marchigiana, perché il nostro gruppo è il più grande gruppo della Regione Marche sulla ospitalità privata, al territorio della provincia di Pesaro Urbino. Abbiamo offerto un contenitore, abbiamo immaginato un contenuto sulla base di quelle che sono gli atti attualmente disponibili, e quindi una struttura a vocazione ortopedica, ma naturalmente la Regione è in grado di indicare quali sono i bisogni, quali sono le risposte alle quali noi possiamo fornire delle risposte, le domande a cui noi possiamo fornire risposte.